Bello Lupacchiotti, adesso inizierò a fare molti più video di come ne stavo facendo prima, perché adesso so che è il mese più importante della scuola, ma so anche che sta per finire, quindi ho un pochino più di tempo per registrare i video. Quindi non preoccupatevi se non ho fatto manco uno tranne la intro. Vabbè. Comunque mi sono infognato con questa applicazione dell'autotune, quindi vi farò sentire il programma con autotune. Scusatemi per l'assenza, non volevo essere bocciato. Adesso riprenderò a fare i video. Adesso registrerò anche questo video e buona visione. Sì ragazzi, come ha detto la mia voce su autotune, buona visione. Bella a tutti Lupacchiotti e Lupacchiotte. Oggi siamo qui su Minecraft, ma non Minecraft normale, Minecraft Vanilla. Io mi infogno a questa modalità, l'ho scaricata, era una mod. La Pixelmon, tutti voi conoscerete la Pixelmon. Io mi sto divertendo parecchio con questa modalità ultimamente e mi sembrava brutto non portare un contenuto che mi diverte anche nella vita reale su YouTube, perché così lo faccio molto più volentieri e vi faccio anche molto più divertire, visto che io con i Pokémon mi piacciono molte, quindi vabbè, qui c'è già la mia Pixelmon iniziata, però noi abbiamo un nuovo mondo che lo chiamiamo Pixelmon Wolfman, no, anzi, così, Wolfman Gamer, Wolfman Gamer, Survival, Mod Option. I cheat li attivo perché non sono proprio cheat, dipende quando succedono delle cagate nella Pixelmon. Tipo io ho detto di non. I mostri non ho detto di farceli. Tipo quelli della vanilla li ho disattivati. Però. Uno spawner me li ha attivati. E io sono morto nella lava! Cioè, ma vi sembra normale? Il seed mettiamone uno a caso. Blastman mash po, mash bye, blablabla. Bonus chest, perché noi siamo schifosi, mente, scoprire. Kratom! New World! Benvenuti! This is a fan made mod! All channel mark and copyright for Pokémon by Nintendo and Game Freak Inc. Support Nintendo Game Freak by buying Pokémon Sun Moon. Hanno messo il supporto per Sun e Moon? E non hanno ancora messo un po' di starter. Vogliono mettere il supporto per Sun e Moon! Inizieremo un'altra serie con quello, ve lo prometto, raga. Ve lo prometto, ve lo prometto, ve lo prometto, ve lo prometto. Io non so con cosa iniziare, cioè, questi tre hanno la pietra mega evoluta alla fine. E gli altri non c'hanno un bel paio di niente. Anche questi ci avrebbero la mega evoluzione. Che io so. Ma che io so, non gliel'hanno implementata. Hanno implementato solamente la mega evoluzione di loro tre. Vabbè, Charmander va a fa un bagno. Lo prendono tutti, lo so. Ma capitemi! Ha la mega evoluzione doppia! Nel senso c'ha due. Sì, due palle della mega evoluzione. Su, creati mondo. Cosa troviamo dentro qua? Se poi il cibo non mi serve più perché per motivi che io metto la modalità ancora più facile, perché qui di cibo è veramente raro trovarlo. Me lo scriverete sotto nei commenti. Si spera se qualcuno guarda questo video. Io spero di sì. Sì, c'è andato, lascia. Ok. No, perché, sai, se non succederci verdacce. Ma lagga tutto. Perché ci dovrei avere ho ping. Drowsy.
Non so se posso prenderli. Devo avere quello di ferro. Beh, nel dubbio. Bla 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 bla. Ah, per il team idro. Sì, te lo do. Sì, team idro sta arrivando. Però io non volevo essere del team idro. A me piace il... non so ancora di che team sono. Perché qui nella Pixel non ci sono vari team. Quindi... vabbè. Però il team idro è interessante. Tanto ho detto che non ci sono mob. L'unica cosa è che non si vede una mazza di gameplay. Però io dovrei averci le torce. Ho tre torce. Solo tre torce. E non ho ancora luce dinamica, quindi devo far così. E non ho trovato niente. Vabbè, posso prendere il carbone per farmi altre torce. Ma perché tu dici? È una Pixelmon, non fare come Minecraft normale che vai in cerca di cose. Io vado in cerca di cose sempre per fare delle cose stupende. Ok, quindi io farei una crafting table perché le crafting table ci stanno sempre. Ok. 16. Boom. Perfetto. Uno stack preciso. Wow. Ok. Sto riuscendo da questa parte. C'è una grotta fallita. È una grotta fallita. Ma a me mi seguita il bioma dello streamings. Cioè, ovunque. Non l'ho mai trovata la savana. È la prima volta che la trovo la savana. L'unica cosa, ma quanto hai fatto male il Rapidash. Guarda, potevano farti meglio. Cammini in diagonale. Non so Feda, ma Rapidash è fatto davvero da schifo. Gli altri sono belli, sono anche troppo belli. Ma è Rapidash. Io, anche nell'altra mia serie, non sono mai riuscito ad andare. Adesso ho ingaggiato Ekans. Andare nella savana. Non so il perché, trovo tutti gli altri biomi. Spero che non mi ammazzi Ekans, ti prego. Io devo livellare. No! Dai. Perché? Sono morto. Nel senso. Ma perché dovevo devo morire proprio adesso? Nel senso. Ma perché dovremmo. Cioè. Con il Pokémon al 5. Non ci sono Pokémon al 5 in qualche. Almeno nei giochi di Pokémon normali. Ci sono Pokémon al 5 nel primo percorso. Bla bla bla. Cioè, quindi trovi sparsi. Non trovi mai Pokémon sotto al livello 10. Quasi mai. E io mi devo sentire. Livello 8 di Nidoran. Questo lo voglio catturare. Nidoran maschio diventerebbe un Nidoking. Che se. Ah, è vero, non ancora. Ci sarebbero le stat. Andiamo a vederle. Attacco speciale. Sì! Attacco speciale supera. La velocità. Cavolo. Ce l'ha giù. Però l'attacco speciale ce l'ha su. Ed è quieto. Ed è gigante. Bella tipo. Ecco, ora mi sto curando le Pokéball. Che ne è una sola. Bravissimo. Ti voglio bene. Nidoran femmina. Il mio preferito. Poi diventa Nido Queen. Però sei al livello 17. Luxury. Dodrio. Staraptor. No, sta. 25-18. Le prime bugature. No, che bello sto posto. Che questa dovrebbe essere la savana. Sono in savana. Che bella, però è troppo piccola. Io le voglio più grandi. Perché dopo. Perché le prime evoluzioni sono belle e piccole. Poi dopo appena arrivi. Ponyta è fighissimo. Però io ranno.
Solente scroti. Ecco perché volevo uscire. Io qui mi fermerei a farmare. Questo sarà più farmare che altro, perché sì. Dopo ci divertiremo a fare altro. Quanta roba. Però io ho paura che vada sotto. No, non va sotto la roba. Spera. Eh no, la acchiappo io. Non ci sono manche roba che mi sparano, quindi. Sì, sotto c'è un altro blocco. Non cadere. All round the New York faces. Dai. Perché? Potrei buttarmi lì, però non saprei più come risalire dopo. Vabbè, dai. All'inizio si farma e basta con Charmander, che è morto. Quindi, Banzai! Per ora si farma su farm. Il primo episodio sarà un farming completo, perché... E... Non sono smeraldi, però non so se posso... Sì, si posso prenderli con questo piccone. Sono... Come si chiama? Non sono smeraldi, sono cristalli, ecco. E non sono diamanti. Scusa, non sono diamanti, sono cristalli, sì. No, vabbè, sempre meglio prendere un pochino di cosa. Qui, parkour estremo, non si vede niente. C'è ancora le torce, sì. Ferro! Ragazzi, appena inizieremo a fare il ferro, qui inizierò a farmi una mini base, perché così farmo in questi... in questo episodio, forse anche nel prossimo. Poi dopo sarò talmente farmato che andremo a ricerca di Pokémon belli. Poi parleremo anche di VIP. State tranquilli. Dopo faremo anche questo. Per adesso ci contentiamo su un aspetto di Minecraft basilare, il farming. Ancora Keyclang, livello 39. No. Mi fai passare? Oh, grande. Sì, altro ferro. Questo è il lavoro proficuo che vi sto dicendo, senza usare la creativa. Rubino, che dovrebbe fare le cose del team Magma. Quindi il team ve lo lascio decidere voi, ma più avanti decideremo il team. Così mi spiazzi con un vicolo cieco e io prendo il carbone. Bene, avevamo finito di prendere il ferro. No, altro ferro! Scusa, abbiamo finito di prendere il carbone. Però io trovo minerali fighi da tutte le parti. Non è che la Pixelmon aumenta la probabilità di trovare minerali fighi, perché io su Minecraft normale non li trovo mai. E la fame colpisce. Perché quando... Ok, adesso dovremmo iniziare a fare una cosa. Quindi io metto questa qui. Poi faccio così sulla stone normale, perché sì. Ok, come previsto. Quindi adesso facciamo una o anche due fornaci, che metterò, ok, così. Mettendole così, e ci metto questi sopra, questi sotto, e si cuociono. Tanto guarda che bottino abbiamo preso. Ok, abbiamo anche il nostro piccone di ferro. Dovrebbe essere l'ametista, se non sbaglio, eh. È silicone o qualcosa, aspetta. È un po' ossiteo. Anche se hanno anche tutti gli stessi effetti, è bello collezionare vari minerali. Dovrebbe essere silicone questo, eh? Silicone ore, giusto. Infatti si sente che più... Boom, più duro. Sì. Io non sono buono con la seconda mano. Come fate a piazzare una torcia qui? Poi anche sulla la wiki... Che sì, c'è una wiki... di Pokémon di questa mod. Fai passare tutto schioto. Nella mod in Pixelmon si crafta così, perché sì. Invece in quella normale devi stare più attento che ci sono i mostri e tutto. Invece qui devi solamente stare attento che i mostri non ti ingaggino, che i Pokémon non ti ingaggino, per farti morire a questi livelli, perché cioè io ne posso catturare Pokémon. Se prima non ho Pokéball e Cicocche, che mi devo far farmare quando risalirò, quando avrò ripulito per bene sto tutto posto, poi... Ma sai quanto ferro sto trovando? Mi basta per un bel po' di tempo in sta... Sto Pixelmon. Girandomi indietro trovo altri materiali. Direi che fermo ancora un po', poi
parte del prossimo episodio inizieremo già a fare qualcosa di più interessante, tipo andare a caccia di Pokémon o parlare di V. Che ci sono. Vabbè, inizio già a dire che ci sono i Pokémon che, va bene, le nature dei Pokémon influenzano anche come il comportamento dei Pokémon. E il mio, come avete visto prima, ha l'attacco speciale su. Le mosse che impara normalmente sono più quelle con attacco speciale, tipo ruota fuoco, lancia fiamme, che sono di attacco speciale. Quindi è utile avere un attacco speciale su. La velocità, scriverà meno i colpi, magari attaccherà dopo. Però se riusciamo con l'attacco speciale che è su, lo sciottiamo. Cioè, capire quello che intendo. Oh, è venuto pure giorno. Vabbè, le prenderò off camera alcune cose. Eugenio di più. Ok, sono ritornato qua. Quindi 22 ore. Non è mica male. Mettiamo qua, c'è questi. Poi li togliamo. E oltre a quello che abbiamo messo nella chest, abbiamo il recap generale, è questo. Non è che sia granché, ma però è il primo episodio. Capite che può essere più noioso di alcuni per varie faccende. Ma poi farò anch'io qualcosa off camera che poi vi farò vedere. Mi impegnerò per portarvi contenuti belli e una Pixelmon fatta come si deve. Quindi mi sembra anche doveroso salutarvi dopo questo episodio di farming, un po' noioso, ma sarà uno dei primi episodi perché vorrei fare tutta la serie con voi, a parte alcune cose, perché così vi faccio vedere che non varo, faccio le cose con calma, con dedizione e ci dedico tempo. Quindi da Wolfman Gamer è tutto, ciao Rupacchiotti, ciao!